Rieccoci con Terraria, ho preso un po' di materiali qua, ad esempio qui c'era del rame, qua. Adesso continueremo un po' con l'esplorazione di questa caverna. Paura che muoio? No, per fortuna non muoio. Oddio, no, porca di quella miseria! Maledette trappole, vedevo che c'era qualcosa lì, ma non ho fatto in tempo a levarmi. Madonna, ragazzi. Vabbè, dai, torniamo là dove eravamo. Una Fallen Star. Una stella cadente, una stella caduta. Allora, di notte si trovano le Fallen Star, che sarebbero le stelle cadenti, cadute. Mi raccomando, prendetene più che potete, perché, madonna, con 10 stelle potremo farci una pozione che ci aumenta il nostro mana di una stella. Oh, elevati, cioè insomma girati. Il mana è appunto il potere magico che servirà per usare alcuni oggetti, ad esempio lo Starfury che sarebbe l'invocatore di stelle, oppure il cannone che spara le stelle, lo Star Cannon che è una delle armi più potenti, se non sbaglio, anzi se non erro è la più potente. Però dai, questi zombie mi stanno sul cazzo, levatevi. Oh, guarda come si fa presto con questa. Quest'arma in fondo conta. Sono finito nell'acqua in compagnia di uno zombie e sono morto, perfetto. Palle. Era caduta, se avete sentito è caduta una stella. Torniamo là dove eravamo. Qui siamo morti 2 volte. No, 3 volte in totale. Dai, maledetti zombie. Cioè, sono caduto nell'acqua. Ero caduto nell'acqua con uno zombie. Ci siamo fatti una nuotatina. E poi sono morto. Un goldfish. Se sentite dei rumori di sottofondo, delle voci, non preoccupatevi che purtroppo sono solo i miei familiari. Non vorrei stare a casa da solo. Ecco qui eravamo. Ah, sto cominciando a perdere la pazienza. Ma perché? Basta, adesso qua io faccio un taglio e ci vediamo quando siamo di nuovo là. Rieccoci. Sperando di non fare altri fail. Ma lo sai che mi stai sul cazzo? Vai! Dai, vieni qua. Vai! Oh, basta, mi hai già rotto i coglioni. Grazie. Adesso cerchiamo di stare il più attenti possibile. Oh, vedi? Così. Allora, sì, eravamo qua. Esatto. Sì, siamo morti 100.000 volte. Oddio, no, c'ho paura. Mi sa che qua muoio. Oddio. Possiamo far così? Sì, però c'è anche questo qua che rompe.
Dai, no. Oh, grazie al cielo c'era l'acqua sotto. Meno male. Adesso. Ah, ecco qua. Non mi fotti più, cara trappola. Ma dai, ma che palle! Mi vuoi far del male, tu? Ma c'è del rame. Grazie. Del ferro. Adesso dobbiamo stare attenti alle trappole. No! No, non dove cazzo sono? Dove sono? Contro chi sto combattendo poi? Ah, sott'acqua sono. C'è una ragnatela vicino all'acqua? Siete messi male. Cosa c'è lì sopra? Sembra. Sì, andiamo subito a prendere tutto. Cos'è, oro? No, ferro, però sembrava oro. Il modo in cui hanno messo le luci interrarie adesso fa rendere. Cioè, fa vedere strane le cose, tipo i materiali. Siamo nelle torce. Ok. Però guardate che esplorazioni che stiamo facendo in queste parti. Magari, cioè, anzi, di sicuro il mio let's play non sarà mai bello come quello di Duke Pool, che lui è veramente un grande, una persona da stimare. Però, insomma, faccio questo let's play perché è uno dei giochi che a quanto vedo è più in voga, cioè in questo momento almeno. Poi Terraria, devo dire che mi piace veramente come gioco. Mi ricordo ad agosto quando ci giocavo e mi divertivo un casino. Allora, là c'è uno scheletro, quindi dobbiamo prendere. Come. Cosa ci fa un pipistrello qua? Rompermi coglione. Ah, colpisce anche attraverso le pareti? No, sì, boh. Oh! Oh, ce l'ho fatta a non finire in. No! Via, via, via. Sembra come se masticasse un cracker quando mangia il fungo. Oh! Allora, perché mi interessa tanto battere lo scheletro? Perché nella scorsa parte, mi pare nella scorsa, abbiamo visto uno strumento che si chiama hook, cioè rampino, la punta del rampino.
viene droppata dagli scheletri oppure dai piranha. Quindi, dato che noi facciamo sempre delle esplorazioni, Madonna miseria! Stavo per dire, dato che noi andiamo sempre in esplorazione, quindi stavo pensando che uno scheletro magari ce lo potesse droppare, che ne so. Però no, aspettate, sapete la morte che ho fatto in una delle precedenti parti? Voglio... Non ci credo, non è possibile. Ste tombe poi, che c'è anche la tomba. Oh! No, no. Non farmi cadere. Mi sono fatto male, sì, però meno limitatamente. La tomba, vediamo. Duforte è caduto fino alla morte. Ma vai a cagare! Cioè, in questa parte, non so, sto morendo un casino di volte, ma perché? Cioè, no, non è possibile! È vero che è vero, ho tolto quel coso lì, il blocco. Adesso facciamoci una cosa. Là. Oh, vedi com'è pratico così. Ma oh, va bene, dai. Cosa dice questa? Ah, sì, la stessa cosa dell'altra. Sì, qua ero morto perché c'era un esplosivo, insomma. Qua non è... Sì. Oddio! Qui, se non sbaglio. Sì, proprio. Oh, tanta roba. Minchia. Dove sono precipitato? Argento. Madonna quanto oro. E là c'è del ferro pure. Perfetto. Va bene, dai, vediamo se c'è qualcosa. Non c'è nient'altro, no, mi rifiuto di crederci. C'è un buco sotto, cazzo, devo riuscire a farci... Oh, ok, così l'acqua... Muoviti tu slime del cazzo. Ehi, dai, sali. No, 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 non far cazzate. Non far cazzate, ti ho detto.
Oh. Sì, come se masticasse una schiacciatina. E là? Sì, qua c'è un'altra caverna. Dai, cazzo, via. Tutti sti slime maledetti. E lì? Cos'è quello? Red slime, no, ti pareva. Un cuore. Chissà quando è che troveremo il prossimo life crystal. Shuriken. Proviamo, dai, prendiamo il rame. Non c'è molto da dire nella parte. Scusate se io parlo poco, però veramente non c'è un cazzo da dire. Praticamente che facciamo? Cioè, andiamo un po' in esplorazione, punto, finisce lì. Poi quando incontreremo nuovi oggetti che nella patch precedente non c'erano, ovviamente ne parlerò. Ovviamente. Qui, cioè, Madonna, ma quanto. Quante caverne ci stanno? Un piranha, vediamo se ci droppa i Luke, il rampino. Buongiorno! Dai, vieni. No. Life Crystal! Cioè, dicevo, chissà quand'è che troveremo il prossimo Life Crystal e l'abbiamo trovato subito nella parte. Ma. Non lo so, non mi spiego queste cose. Là. Abbiamo trovato delle bombe. Oddio. Dai! Oddio, mi sa che muoio. Oh, per un pelo, cioè, stavo per morire affogato. No, perché ho lanciato il glow stick? Oh, perfetto. Sono un idiota. Sto sprecando questi meravigliosi glow stick. Qua si trova un'anfora. Ok, vabbè dai, diciamo che questa parte può terminare qui. Prendiamo questo ferro. Ok, vabbè dai, diciamo che questa parte può terminare qui. Abbiamo trovato un altro Life Crystal e ci sentiamo alla prossima parte. Ciao.